La fiera è andata abbastanza bene, nel senso che c'è stata molta frequentazione, molti visitatori, e tra i visitatori ci sono stati anche molti collezionisti, e quindi molto interesse, importante per noi, perché comunque su Milano c'è una frequentazione di collezionismo interessato e concreto. Poi contemporaneamente è anche una bella fiera, perché ha una dimensione anche piacevole di visitatori che vengono per, comunque perché sono artisti, curatori, appassionati, e quindi scambiano delle idee, vedono delle indicazioni che le gallerie danno. È divertente parlare con gli altri galleristi in un clima un po' più rilassato che non quello che si crea in una normale, fiera. Nel senso, una fiera molto più impegnativa dal punto di vista economico e di risultati da dare. C'è stato del lavoro, direi che è un'esperienza che speriamo si possa ripetere presto. La fiera ha avuto un buon impatto, nel senso che è stata visitata soprattutto da milanesi, quasi esclusivamente. La formula è bella, è divertente, abbiamo avuto anche delle bellissime giornate, quindi anche dal punto di vista del clima siamo stati fortunati. Lo spazio è suggestivo, le gallerie hanno portato degli stand tematici con un solo artista, comunque con una linea di percorso progettuale, per cui molto più interessanti, molto più facili da assimilare. Non ce ne sono tante, per cui è una fiera che si può vedere tranquillamente in 2 ore. Quindi le impressioni sono positive, i costi sono bassi. È chiaro che non è che c'è stato un volume d'affari alto, anzi, però sono collezionisti interessanti, sono creati nuovi contatti, quindi tutto quello poi serve per il lavoro a venire. Da quel punto di vista anche il ritorno d'immagine è importante. Questa fiera lo trovo molto interessante, anzi è molto affascinante come luogo che l'hanno scelto, in questo palazzo bellissimo, sarebbe il Palazzo del Ghiaccio. E poi lo trovo anche molto coraggioso, questi tempi che Giancarlo Politi ha preso, diciamo, una portabandiera di inventare una fiera non solo economicamente accessibile, ma anche così politicamente interessante, in senso c'è cioè una selezione della galleria, e anche spingendo i galleristi di fare la cosa più culturale e giungendo anche, diciamo, commerciale, però è culturale come primo piano. Questa è, trovo, una fiera che Milano, specialmente come Roma, che fanno fatica di avere una fiera degno di una grande città. La fiera è stata una bella occasione per incontrare tante persone conosciute e nuove. Lo spazio è uno spazio stupendo, il Palazzo del Ghiaccio, ed è stata anche un'occasione per rivederlo dopo tanti anni. L'organizzazione obiettivamente è stata ottima e le aspettative sono state assolte tutte, per cui noi siamo molto contenti di essere venuti, di partecipare a questo nuovo evento, sperando che non sia solo unico, primo e unico, e quindi di avere una prossima occasione con il nuovo anno. Stand Massimo Minini, sono Valentina. Sono stati dei giorni molto intensi, infatti il nostro stand rispetto al solito è un po' anomalo, c'è una grande cassa centrale, lo potete vedere, piena di opere. Festeggiamo i 40 anni della galleria, quindi fondata nel 73, e l'idea è stata quella appunto di aprire così un po' degli scrigni segreti della Galleria Massimo Minini con opere un po' di tutti i tipi, un po' che sono passate per la nostra galleria, molti sono nostri artisti ovviamente, altre cose invece sono rimaste forse un po' nel, non dico proprio nel retrobottega, ma comunque più nascoste. Quindi possiamo trovare nella nostra cassa veramente opere
da pochissimo prezzo a prezzi più alti, quindi accessibili a tutti, ma la cosa divertente era cercare e trovare anche dei segni che hanno contraddistinto il nostro lavoro, la nostra passione, quindi Paolo Icaro, dei disegni di Solakov, delle cose più fresche come Silvia Camporesi, Paolo Chiasera, o ancora delle cartoline spedite da Salvo, delle incisioni addirittura di Goya, perché ce n'è una molto interessante, o ancora una cartolina di Jonathan Monk che ci aveva spedito per un progetto fatto qualche anno fa e curato da Luca Cerizza. Sono stati dei giorni molto intensi, molto divertenti devo dire, anche con Massimo stesso che tirava fuori dalla cassa delle opere divertenti che stupivano anche i nostri collezionisti e anche persone che magari abbiamo proprio incontrato qui a Milano inaspettatamente. Quindi un bilancio positivo, dei giorni frenetici ma comunque divertenti devo dire e appassionanti, e credo che abbiano appassionato anche i nostri visitatori. Fiera bellissima, fiera fresca, fiera leggera, divertente. Credo che sia stato un successo sotto tutti gli aspetti, forse un po' meno il commerciale, ma era anche un po' previsto per mille motivi, il momento, le contingenze stesse del momento economico, tante cose che forse, però era previsto un po' da tutti che non ci fossero grandi affari, ma nessuno credo fosse venuto qui con delle intenzioni di fare dei grandi affari. Quello che mi è sembrato bello è che c'è stata moltissima gente, un bel pubblico, e la fiera la trovo assolutamente di grande qualità. Mi sembra che questa sia l'atmosfera che un po' tutti i colleghi o anche i visitatori hanno detto. Penso che sia una bellissima idea, così propositiva, mi sembra una piccola biennale con tutte queste cose propositive, tutte queste cose fresche, rispetto a tutte le altre fiere che sono banali, con tutti questi mari, queste cornici. Praticamente c'ha un po' di freschezza, indubbiamente. E poi sinceramente è una delle poche fiere dove io ho venduto qualche cosa, questo già era rassicurante, da un po' di coraggio, tutta la situazione. È strano che una fiera così propositiva siamo riusciti a vendere, a parte che io ho portato le opere di questa artista propositiva e poi Pedriani, che ha presentato evidentemente Pasolini e Lurie, cosa anche abbastanza affascinante, abbastanza moderna, abbastanza un po' fuori dal contesto della solita fotografia.